Si è svolta questa mattina, martedì 15 settembre, la cerimonia di consegna all'impresa che si è aggiudicata l'appalto dei lavori per la realizzazione del canale deviatore di Pezze di Greco. Alla simbolica consegna del cantiere alla ditta era presente il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il presidente della Commissione regionale bilancio Fabiano Amati, il soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Elio San Nicandro, oltre al vice sindaco Giovanni Cisternino, l'assessore Giuseppe Galeota e gli addetti ai lavori. Un'opera importante, quasi 10 km di canale, la terza di 4 in programma, che metterà in sicurezza Pezze di Greco dal pericolo di allagamenti, come accaduto proprio pochi giorni fa per una cosiddetta bomba d'acqua. Sì, è una caratteristica che i cittadini stanno imparando, le istituzioni stanno imparando a conoscere. Oggi sempre più spesso le piogge si traducono in bombe d'acqua difficilmente gestibili con il sistema di reggimentazione delle acque attualmente in essere. E quindi già noi 10 anni fa, attraverso l'attività svolta dall'assessorato regionale alle opere pubbliche, l'assessore era Fabiano Amati, lo voglio ricordare perché è giusto anche ricordarlo in momenti come questi, quando si tagliano i nastri, si decise appunto di avviare una grande opera di progettazione di messa in sicurezza appunto dei canali che deviano le acque in caso di piogge e di bombe d'acqua. Oggi inauguriamo quello di Pezze di Greco. Proprio la settimana scorsa c'è stata una bomba d'acqua che ha interessato l'abitato di Pezze e mi fa piacere oggi essere qui appunto per avviare questo cantiere, perché darà la possibilità all'abitato di Pezze di essere messo definitivamente in sicurezza, e questo comporterà anche la deperimetrazione dal vincolo dell'autorità di bacino di molti terreni che attualmente, ricordo, sono impossibilitati a edificare, pur avendo una destinazione urbanistica idonea all'edificazione. E quindi c'è un doppio vantaggio: da un lato la messa in sicurezza del territorio dalle bombe d'acqua, e dall'altro la possibilità di liberare i terreni da vincoli che oggi ne bloccano appunto lo sviluppo. Presidente Amati, quasi 10 anni fa lei ha dato via all'iter per il finanziamento di queste 4 imponenti opere di messa in sicurezza. Sì, idee, programmi e fatti. Quindi l'idea di 10 anni fa, il programma di 7 anni fa, i fatti, che fino a questo momento consistono nel canale deviatore di Montalbano, che ha messo in sicurezza Montalbano, nel canale deviatore di Torre Canne, che ha messo in sicurezza Torre Canne. Oggi si avvia il canale deviatore per mettere in sicurezza Pezze di Greco, e fra qualche giorno si avvierà quello per mettere in sicurezza Fasano Centro. Tra l'altro, questo avvenimento, cioè la consegna dei lavori, coincide più o meno con un evento alluvionale di qualche giorno fa, e quindi è visibile l'utilità di queste opere. Quest'opera prenderà tutta l'acqua che proviene dalla collina, la convoglierà in un unico canale, circondando l'abitato di Pezze di Greco e convogliandola a Torre Canne, dove sarà la foce, quindi con lo scarico a mare di queste acque meteoriche. Un'opera che mette in sicurezza sia da un punto di vista materiale per i danni materiali, ma soprattutto tutela la vita umana. Insomma, idee, programmi e fatti, concretezza. Le cose non cadono dal cielo, un grande impegno per arrivare sin qui. All'epoca, su oltre 150 milioni di euro stanziati dalla Regione, ben 30 furono destinati a Fasano. Sì, su quasi 200 milioni di euro, 194 del piano complessivo, Fasano ne ottenne per lavori 30 milioni. Perché è evidente il rischio di Fasano. Fasano è una città che si spiega ai piedi di una collina, e quindi la sicurezza idraulica è un fatto fondamentale. E ci fu un grande impegno, una grande attenzione a questo territorio in quel piano. Peraltro fu un piano promosso totalmente da me quando ero assessore appunto regionale alla tutela del suolo, e
oggi si può dire che il programma di Fasano libera dagli alluvioni va avanti. E ripeto, questa opera è un'opera che mette in sicurezza le cose materiali e tutela la vita umana. E ripeto, queste cose avvengono proprio perché c'è una città, una provincia che ha una sua rappresentanza nelle istituzioni che decide queste cose. E quindi diciamo, è importante avere sempre una rappresentanza ed è importante che i rappresentanti sappiano far coincidere le parole, le promesse con i fatti. Ingegner San Nicandro, oggi parte il terzo lotto di un'opera molto complessa che comprende i primi due canali già realizzati e il quarto che dovrebbe vedere l'avvio dei lavori a breve. Sì, sì, cioè, questo qui era molto importante, quello più, diciamo, più lungo e complicato dal punto di vista diciamo, tecnico e soprattutto per le prescrizioni ambientali e paesaggistiche. Ce n'è un altro che anche quello è stato completamente approvato, aspettiamo veramente poco, stiamo aspettando una delibera di autorizzazione paesaggistica in deroga, ma insomma che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Di Fasano. Fasano Laureto. E quindi è un altro tratto, un'altra opera, diciamo, di mitigazione del dissesto che mette in sicurezza l'abitato di Laureto. Questo invece che parte oggi è salvaguarda essenzialmente l'abitato di Pezzi di Greco, ricostituisce, diciamo, poi la continuità del percorso delle acque verso il mare, ma soprattutto prevede una serie di modalità che cercano di salvaguardare la risorsa idrica e quindi consentire anche in gran parte l'assorbimento della falda, quindi per evitare altre criticità che si creano, diciamo, nel momento in cui noi diciamo, limitiamo le superfici di assorbimento, cose che è successa negli ultimi anni con l'eccesso di, come dire, di espansione urbanistica, con una serie di infrastrutture che sono state realizzate e quindi l'acqua scorre velocemente verso il mare e non consente l'assorbimento della falda. In questo caso noi abbiamo previsto una serie di interventi, di vasche di laminazione, di situazioni che rallentano il percorso delle acque e consentono quindi anche l'assorbimento, così come non modificano l'andamento dei percorsi naturali lungo le lame, che erano appunto le vie tradizionali di scorrimento delle acque, e quindi in questa maniera si può salvaguardare anche la fauna e la flora, che insomma è particolarmente interessanti in queste zone, che insomma ne fanno le zone più belle della Puglia, il che significa ormai dire le zone più belle del mondo, perché la Puglia insomma ha dei valori che abbiamo imparato a comprendere e a tutelare e che sono veramente di altissimo valore, di altissimo livello. Quali sono i tempi di consegna e la lunghezza dell'opera? Il percorso è oltre 9 km, quindi un canale che è in alcune parti minimali, come dire, artificiali. Nella gran parte dei casi è stato, come dire, naturalizzato, quindi seguendo appunto gli impluvi naturali, seguendo il più possibile la naturalità dei percorsi delle acque, e la durata delle opere sarà di un paio d'anni, insomma.